Voleva a tutti i costi una casa da 200.000 euro, sarebbe questo il momento che ha spinto Diego Gugole ad ammazzare mamma e papà. Attesa per l'interrogatorio fissato per domani mattina. L'analisi degli psicologi, il figlio assassino mostra tutti i tratti della personalità narcisistica, servirà la perizia psichiatrica, a Chiampo sarà lutto cittadino. Minacciano il blocco dei trasporti per il prossimo 4 aprile, gli autotrasportatori artigiani oggi davanti al prefetto per denunciare le difficoltà del settore pressato dall'aumento dei prezzi del carburante. Un pullman di profughi ucraini accolto oggi al centro civico di Giavenale ad organizzare l'accoglienza l'associazione Città della Speranza. Il fondatore Masello apre le porte di casa sua. Dati allarmanti al San Bortolo, si aggiungono posti letto Covid in geriatria proprio quando si progettava il ritorno alla normalità. La variante Omicron 2 e l'allentamento delle precauzioni portano nuovi timori. Torna Vicenza Oro dopo il rinvio di gennaio, in fiera c'è entusiasmo, ottimismo per la buona partecipazione internazionale, permane l'incognita relativa al costo delle materie prime. Troppo forte l'impatto dei plateatici sulle bellezze della città, è il parere del sovrintendente Tinè che vuole imporre una cura dimagrante ai Deor, il sindaco chiede di aprire un confronto. L'elementare di Pilastro Argiano è destinata a chiudere. Sono troppo pochi i bambini, le iscrizioni costringono ad accorpare i plessi.